Confrontiamo i ruoli che il condensatore e la bobina giocano all'interno del circuito RLC. Come detto prima, la bobina reagisce alle alte frequenze, soprattutto se ha un grande coefficiente di autoinduzione L, e questo è misurato ed espresso dalla reattanza induttiva omega L. Invece alle basse frequenze, la bobina non reagisce, perché la corrente varia lentamente e questo non dà fastidio alla bobina. La bobina quindi gioca un ruolo da filtro passa-basso, cioè fa passare le basse frequenze, mentre invece in qualche modo blocca e ostacola le alte frequenze, anche riducendo l'intensità della corrente elettrica che scorre nel circuito con la sua opposizione. Il condensatore fa l'esatto contrario, cioè reagisce alle basse frequenze quando si carica, soprattutto se è un condensatore di piccola capacità, quindi dopo un po' di tempo si carica in modo importante e si oppone all'ulteriore passaggio della corrente. E la reattanza capacitiva tiene conto di questi due parametri, come abbiamo detto prima. Invece alle alte frequenze il condensatore non reagisce per niente perché in pratica non si carica per niente, non ha tempo per caricarsi. E quindi il condensatore fa da filtro passa alto, perché fa passare le alte frequenze senza problemi, mentre invece si oppone, come abbiamo detto prima, alle frequenze basse, anche riducendo con la sua presenza, con la sua opposizione, riducendo l'intensità della corrente elettrica che va a scorrere in questo circuito, corrente elettrica alternata. Perciò adesso vediamo quello che succede al variare della frequenza. Alle frequenze basse, l'induttanza della bobina, omega L, J omega L, è piccola, la reattanza è piccola della bobina, che sarebbe XL, quindi in pratica rimane soltanto XC, la reattanza del condensatore che invece è molto più grande, 1 su omega C. Del resto anche matematicamente se omega è piccola, questa quantità è grande, mentre invece questa è piccola. Quindi XL, la reattanza della bobina, è trascurabile rispetto a XC, la reattanza del condensatore. Perciò, come abbiamo detto prima, il circuito è essenzialmente un circuito capacitivo con una piccola induttanza della bobina e una grande induttanza del condensatore, cosa che comporta una impedenza, volevo dire piccola impedenza della bobina, piccola grande impedenza del condensatore, che comporta una impedenza totale inclinata quasi a 90 gradi negativi. Man mano poi che aumentiamo la frequenza, quindi dalle basse frequenze passiamo alle alte frequenze, il condensatore comincia a reagire un po' meno, la bobina reagisce un po' di più e questa impedenza totale comincia a ruotare e poi si accorcia anche, portandosi ad angoli sempre più vicini allo zero, finché a un certo punto queste due impedenze diventano uguali e contrarie, e allora l'impedenza totale, siccome si annullano tra loro, l'impedenza totale rimane solo R, la resistenza del circuito. Vedremo che questa è la condizione di risonanza del circuito RLC. Aumentando ancora la frequenza, andando verso le frequenze alte, ora è la bobina quella che reagisce di più, che ha la maggiore reattanza, mentre il condensatore è quello che reagisce di meno, come abbiamo visto prima, alle alte frequenze il condensatore è come quasi che non ci fosse. E quindi il circuito diventa essenzialmente di tipo induttivo. L'impedenza diventa sempre più inclinata e anche la freccia diventa sempre più lunga, il suo modulo cresce. E già capiamo da qui, quando questa freccia è molto lunga sia in alto che in basso, capiamo che questa impedenza fornirà un grosso ostacolo al passaggio della corrente elettrica, quindi la corrente elettrica passerà di meno. Invece la corrente elettrica passerà al massimo valore, in condizioni di risonanza quindi, quando l'impedenza è la minima possibile, cioè questa freccia è la più corta possibile, e questo appunto si realizza quando le due impedenze dell'induttanza e del condensatore sono uguali opposte.